Buonasera e ben ritrovati a SP Hockey. Ci siamo salutati solo per una settimana. Insomma, voi ci siete mancati, o meglio, ci è mancato SP Hockey, ci è mancato stare qui insieme in compagnia di Luca Tramontin. Ciao Luca. Ciao, abbiamo un ospite oggi che non so quanto sia preparato di hockey, suppliremo casomai. Ma no, insomma, tra l'altro stavamo parlando anche di cricket, eventualmente ampliamo Esatto. i nostri orizzonti. Buonasera, ben trovato Raffaele Sanniz. Buonasera a tutti, grazie. Come ha detto, è vero, gioco hockey, ma non è detto che so tutte le regole, dunque non mettetemi in difficoltà subito. No, anche perché Raffaele ha cercato di spiare qui la scaletta quando è arrivato in studio, perché ha detto io, insomma, no, noi ti vogliamo mettere in imbarazzo, ti vogliamo mettere Sì, in dai, difficoltà. perfetto. Dai. Co cominciamo subito, parliamo di Kloten, dai. No. Logo Lugano adesso, Kloten, sì. No, parliamo di Sì. Kloten, sai perché? Perché noi nel corso delle nostre puntate siamo andati a fare un po' il giro hockeyistico della Svizzera per conoscere un po' la geografia e per conoscere anche come si vive. Luca. No, no, scusa, no, no. Mi distrai. Per conoscere come si vive l'hockey nelle altre città della Svizzera e come si vivono anche i derby. Abbiamo detto che Kloten il suo derby lo vive con lo Zurigo. Tu che hai vissuto lì questa stagione, cosa ci racconti? Ma subito all'inizio dico che il derby ticinese è speciale, nel senso quello è vero, è speciale in confronto a tutto il resto, tutti gli altri derby. Il derby di Zurigo è particolare perché è veramente vicino. Io abitavo praticamente in faccia allo stadio del ghiaccio di Zurigo, però giocavo a Kloten perché è veramente vicino a 10 minuti. Cioè io anche prima che uscivo di casa dico, stasera vado alla Kloten e poi ritorno qua. Senso, era particolare anche quella, infatti anche la trasferta era veramente di 10 minuti. Andavo là, prendevamo il bus per tornare lì in 10 minuti, era molto particolare. E chiaramente diciamo anche un po' meno sentito perché la città di Zurigo ha diversi derby, anche nel calcio, è molto, cioè, è particolare. Io dico che il derby ticinese è sicuramente qualcosa di speciale confronto al resto dei derby, però anche quello era particolare, insomma, come ho detto, per questa cosa della vicinanza veramente. Dal punto di vista invece turistico, diciamo, ovviamente insomma, Kloten, lo ripetiamo, è dove c'è l'aeroporto di Zurigo, se tu dovessi dare delle indicazioni a chi volesse andare a fare un giro che fosse di hockey, ma non solo. A Kloten, Anche vicino, Anche puoi vicino. spingerti nei dintorni. Come ti ho detto, io infatti non abitavo neanche a Kloten, abitavo più verso la città di Zurigo, perché chiaramente la città di Zurigo è una città bellissima, nel senso è enorme, ti offre tantissime cose, di tutto, nel senso alla fine appunto, comunque andare per vedere, cosa posso dire, È bello insomma. l'aeroporto. Cioè, io non l'ho mai visto, nel senso non sono mai passato davanti all'aeroporto di Kloten, nel senso, però vabbè. La zona è bellissima comunque, eh? La zona da Zurigo andare in su è molto bella, la strada anche fino a Bulak è Ma sì, verde. sicuramente, poi lì appunto è veramente pieno di piste da hockey, di ghiaccio, perché ricordiamo che anche ci sono tantissime squadre in prima lega che sono lì della zona, c'è cioè Winterthur che è praticamente a 20 minuti da Kloten a Zurigo e lì, Bulak anche un vivaio esatto, grosso. sì, e c'hanno come 1.000 spettatori a partita in prima lega, nel senso dunque lì è veramente vissuto molto loco, nel senso anche le sezioni giovanili del Kloten sono veramente forti come squadre sempre perché hanno veramente un bacino di giocatori che arrivano da tutte queste parti, da Bulak, Dübendorf, Ecco, Winterthur. traduci per favore prima lega, perché 1.000 spettatori per una squadra di prima lega è una bella cosa, è l'equivalente di. Praticamente c'è la Serie A, la Serie B e la Prima Lega, dunque praticamente la Serie A e B sono praticamente le leghe professionistiche Professionistiche. e nel senso che la Prima Lega è la Prima Lega non professionista, nel senso amatoriale, diciamo, che comunque comporta anche molti sacrifici perché ci sono diversi allenamenti, il livello è anche ottimo, insomma io conosco diverse gente che giocava con me a Lugano, che giocano a Chiasso, a Bellinzona, dunque è un ottimo livello e anche hanno diversi allenamenti, diverse trasferte. E quello che dico, la fortuna della parte di stare verso Kloten, Zurigo, è, non so, prima che stavamo parlando di derby, non derby, il fatto che
Le trasferte sono veramente, io ti dicevo, il derby tra Ambrì e Lugano è Lugano-Ambrì sono quasi 50 minuti di distanza. Cioè, noi da, quando giocavo a Crotone, 50 minuti di distanza andavamo a giocare contro metà delle altre squadre, perché c'è Rapperswil che ha 40 minuti, c'è Zugo che ha 30 minuti, Zurigo ha 10, sono veramente, sono tutte lì quasi le squadre. Dunque, anche quello è anche un vantaggio, nel senso anche per le trasferte, giocando il venerdì sera si torna a casa presto alla sera, cioè, se uno torna a casa semplicemente magari finisce la partita alle 10, alle 11 e mezzo sei già a casa. Quando si gioca a Lugano, invece, avendo tutte le trasferte in Svizzera interna lunghe, si torna sempre a casa alla 1, 1 e mezza di notte, nel senso che magari il giorno dopo c'è ancora un'altra partita. Dunque, questi sono anche vantaggi che, ma anche prima della partita, perché almeno prima partita c'è il riscaldamento la mattina e poi si mangia tutti assieme di solito. E poi si può ancora andare a casa a fare il riposino, nel senso, beh, questo è anche importante, perché magari si partiva semplicemente alle 4:30-5, invece a Lugano si parte sempre verso le 2:30 e si fa il pomeriggio sul bus, insomma, quello. No, sono particolari, insomma, che Lo alla dicevo in maniera fine. scherzosa, però è chiaro che nell'economia della preparazione Ma sicuro sono anche cose significative. quando si va sul ghiaccio, non so, la trasferta, quella di Lugano più lunga è Ginevra. Ginevra sono 4 ore e mezza. E le senti quando inizia una partita, il primo tempo, le senti le gambe da bus, insomma, che sul bus 4 ore seduto, alla fine sono veramente pesanti. Quello lo senti, sicuramente anche un vantaggio, avere le trasferte corte può essere veramente un vantaggio. Ah, vedi che il tecnico, il geografico e il culturale si incastrano tante volte, preferiscono dei giocatori venire in Svizzera anche per questi motivi rispetto per esempio a giocare con una squadra russa o nella Continental Hockey League, specialmente chi ha bambini o chi ha una vita privata interessante, sai, cambia veramente tutto e di conseguenza la preparazione, come ci faceva notare Raffaele, anche l'alimentazione, perché se poter mangiare più spesso a casa, poter gestire meglio l'atleta in pratica. Anche per il nutrizionista, per il fisio che ti massaggia in corriera o in aereo, oppure ripassi dalla pista, sei vicino alle strutture delle quali un atleta professionista ha bisogno poi. Senti, il fatto di abitare così vicino alla pista di Zurigo ti ha creato magari qualche situazione particolare, simpatica, i tifosi ti dicevano qualcosa? No, perché come ho detto, anche la rivalità tra Crotone e Zurigo tra tifosi non è come quella che c'è tra Ambrì e Lugano, insomma, lì si può si, come si chiama, si può convivere. Si può perfino parlare insieme. Esatto, invece qua in Ticino è già un po' più particolare, quello lì non è così. Posso dirti no, niente, anzi addirittura il mio vicino di casa era Mattia Seger, il capitano dello Zurigo, lui abitava insieme, infatti era anche particolare delle volte che magari ci trovavamo magari sul mezzogiorno e ci vediamo stasera in pista, insomma, ci vedevamo lì perché era il mio vicino di casa, quello particolare, insomma. Mi è tornata in mente la signora che era seduta in tram vicino a Mattia Seger con la coppa. Torniamo invece, abbiamo visto prima le immagini, è stata l'ultima partita della regular season, quella tra Lugano e Kloten. Luca è un vecchio nostalgico dell'hockey, no? Dicevamo Luca, quando ti ho nominato Lugano Kloten, ti sono venuti in mente un po' di ricordi del Soprattutto passato, no? la serie del 94, Sletvold prima era, ma ho visto che abbiamo una clip del 90 e ho rischiato forse di averla vista dal vivo con qualche tongano ghiacciato in tribuna come. Allora, facciamo un piccolo passo indietro nella storia, ci andiamo a vedere la sfida del 1990 tra Lugano e Kloten. Ecco, tanto per cambiare, beccati ancora una volta. No,
aspetta, perché a microfoni spenti, prima di iniziare, dicevo a Raffaele, sai che nella puntata in cui è venuto Flavien, Luca e Flavien continuavano a parlare per i fatti loro, adesso avete fatto la stessa cosa, ma siete caduti. Prometto di essere molto più istituzionale adesso, poi faccio anche una faccia più istituzionale. La faccia, la camicia, noi siamo rilassati oggi, Raffaele, così tu con la camicia. No, parlavate di... Abbiamo passato, riconosciuto un po' di personaggi, padri di giocatori attuali, allenatori attuali. È classico quando rivedi una clip di 10-20 anni fa, saltano fuori. Beh, insomma, è abbastanza normale per te, un po' meno per Raffaele, no? Che, no, lì avevo già 7 anni, solo 7 anni. Solo 7 anni nel 90. No, vabbè, appunto, però certi giocatori alla fine, appunto, come ha detto, sono diventati allenatori, sono sempre in ambiente dell'hockey, dunque si conoscono e niente, fa strano rivederli. Poi a parte Sleffo l'ho avuto anche come allenatore, perché l'ho avuto anche un allenatore, una grandissima persona, lui veramente professore dell'hockey, insomma, quello che poi che si poteva parlare veramente di tutto, non solo di hockey. Luca, abbiamo visto ancora... Una volta, tornando un po' al passato, anche soprattutto le protezioni dei portieri diverse, cosa vuol dire anche guardare in quest'ottica queste immagini? Ma è bello vederlo insieme a un ragazzino, perché dice guarda com'era, lui si accorge, il ragazzino è giovanissimo, si accorge molto di più delle differenze con il passato, no? Anche perché per noi forse è diverso, perché c'è sempre un cambiamento all'anno, uno, due, graduale, non c'è mai di botto, no? Sì che lo leggiamo magari un po' meno. Il ragazzino, per esempio, è colpito dallo spazio che c'era tra i gambali del portiere. Un altro, invece, è stato colpito dalle stazze dei portieri, che occupano sempre più porta perché hanno masse muscolari sempre più gestite. Una volta c'erano grossi, magari perché erano ciccioni, scusate se parlo elegante. Adesso, invece, ci sono dei portieri della Team Thomas che, imbottiti, occupano tantissima porta. Questo è solo riferito al portiere, al fatto che venisse fuori, che venisse inquadrato il portiere, che colpisce, credo sarà, visto che abbiamo un attaccante qua, credo che Raffaele potrebbe essere d'accordo con noi, lo spazio che avevano per tirare. Hai visto la circolazione di disco, proprio hai quei 1-2 secondi dai tempi di Vic padre ai tempi di Vic figlio, sono 2 secondi di differenza, 1 secondo, l'ala che poteva girare su se stesso, fare uno spin addirittura doppio e ancora trovare spazio per mettere al centro, diverso, eh? No, hai completamente ragione, ogni anno che passa, cioè, nel senso, l'hockey diventa sempre più fisico, più veloce, cioè, io mi ricordo semplicemente quando ho iniziato io a essere un professionista, a giocare in prima squadra, che erano l'anno 2000, nel senso, ad oggi è cambiata completamente tutta la preparazione e tutto, cioè nel senso, negli anni 2000, che alla fine non stiamo parlando di tantissimo tempo fa. Sono 13 anni comunque. No, ma dico, vabbè, adesso lì eravamo lì già nel... Mi sento vecchio così, dicendo così. No, nel senso. No, Luca invece si sente giovane. Io vi fermo un attimo, sì, perché mi avete fatto un doppio assist. Luca con i portieri, torniamo a parlarne dopo, anche... per parlare un po' della vendibilità di quello che produce il campionato svizzero, Raffaele con la preparazione, perché tra poco torniamo anche nella palestra di pesi del Lugano, dove si sta lavorando sode. Quindi solo una breve pausa per noi, vi aspettiamo tra pochissimo ancora qui a SP Hockey. Si parla di Calcio Como, il venerdì sera su Espansione TV, ETG più Sport. Un'ora di approfondimenti, interviste e servizi sul cammino della squadra lariana nel campionato di prima divisione Lega Pro. Con Paolo Annoni, Nino Balducci e un ospite della formazione azzurra. Ogni venerdì sera alle 21.30 non perdere l'appuntamento con ETG più Sport. Giussano, T70 è anche outlet, con tantissime occasioni a prezzi sempre scontati. Mobili di ritorno dalle fiere, dai servizi fotografici e fuori produzione, armadi, librerie, cucine, camere da letto e una vasta offerta di oggettistica e accessori per un arredamento completo, super scontato, ma sempre firmato T70. Vi aspettiamo anche la domenica. T70 Outlet, la qualità da boutique, a prezzi outlet. www.t70outlet.it. Colter è Colterino, l'abbigliamento da bambino. Moda e tendenza 0-16 anni. Colterino, crescere con stile.
sempre da Colter ad Anzano del Parco, aperto anche la domenica. Eccoci di nuovo insieme, seconda parte della nostra trasmissione di questa serata che ci riporta, l'abbiamo detto, in palestra con il Lugano. State facendo un lavoro piuttosto duro, no? Sì, sì, perché magari appunto la gente non lo sa, ma il momento più duro di un giocatore d'hockey adesso non è neanche quando si va sul ghiaccio, è la preparazione fisica, perché si prepara la stagione. Se uno non si prepara in estate non arriva pronto per quando si va sul ghiaccio, e niente, dopo la stagione è persa, insomma. Dunque il momento più impegnativo è veramente questo, dove c'è anche meno tempo, perché qua abbiamo veramente allenamenti, cioè occupato quasi tutto il giorno, ci è occupato, perché la mattina abbiamo pesi, come stiamo vedendo, nel senso al pomeriggio bisogna andare sempre a correre. E veramente anche è chiaro, la fortuna che non ci sono le, cioè la fortuna, nel senso adesso abbiamo i weekend libero perché non ci sono le partite, non c'è la pressione di una partita. Però come sforzo fisico è sicuramente maggiore adesso che durante la stagione. Durante la stagione ci sono le partite weekend dove c'è la pressione e tutto, ma sicuramente gli allenamenti sono duri, ma meno duri di adesso, insomma. E poi in più durante la stagione fai quello che, nel senso, ti piace fare, giochi hockey. Perché molti dicono, anche vedo anche giovani tra di noi, dicono, anch'io quando ero giovane dico, ma perché devo alzare i pesi, che io gioco hockey, perché devo andare a correre, vado a patinare, non a correre. Ma col tempo capisci che alla fine sono queste cose che ti fanno patinare e giocare la stagione di hockey. Andiamo a fare un'incursione un po' più da vicino. Sì, sì, facciamo un'incursione okay. Un po' più da vicino. Ok, allora, abbiamo preso una cavia, sei stato fortunato Raffaele, non sei tu, okay. E potrai invece commentare quello che abbiamo fatto con Flavien Conn, che si è messo a nostra disposizione con Grigorios Barkonikos, preparatore atletico, specialista dell'analisi video. L'abbiamo praticamente sezionato. Allora, iniziamo a vedere queste immagini. Questo qui è il test dell'impedenziometria, giusto? Sì, ci si può arrivare per etimologia. In pratica, detta tra amici in parole molto povere, si legge l'interno della cellula, quanta acqua c'è all'interno della cellula, non quanto beve l'atleta. Quello è uno dei due test che vengono fatti. In pratica bisogna analizzare sempre meglio l'atleta scocciandolo sempre meno. Una volta si stava ore e ore a fare vari test, adesso con due elettrodi in pochi minuti si leggono degli angoli di inclinazione, delle necessità fisiche e biologiche. Molto importante è non tenere l'atleta troppo tempo impegnato ad essere testato. Questo test è durato in tutto 30 secondi, ha dato dei risultati che sono quelli, insomma, di cui magari si sente parlare un po' più spesso, quelli della massa magra, della massa grassa. Magari ci vediamo anche proprio i risultati del test, giusto per far vedere quali sono i dati che vengono fuori. Eccolo qui, relativamente all'altezza. Quanto è alto, Flavien? 1,77 m? 75? Sì, penso sì. Per 81 kg, e questi qui sono i risultati del suo test. Cosa vuol dire, Luca, massa magra, massa grassa? E com'è composto il muscolo? Ognuno poi biologicamente ha dei limiti. C'è chi di suo già è portato ad avere più massa magra, poi anche all'interno della massa magra ci sarebbero da fare altre distinzioni, ma non ho io assolutamente la base scientifica per farla. Cosa interessante è vedere che l'atleta deve essere letto non solo nell'ottica di rendere di più, ma nell'ottica anche di non farsi male e di stare meglio e di vivere sempre meglio, perché questo è anche un luogo comune. Troppe analisi, sembra che l'atleta sia una macchina da spingere al massimo. No, la macchina deve anche star bene, deve camminare in maniera decente, deve mettere la schiena a posto anche pensando alla fine della carriera. Questi dati poi, il dato non contiene la soluzione, gli stessi dati poi possono essere usati in maniera irresponsabile per strarendere al massimo e basta, oppure possono essere armonizzati per dire prolungo la carriera, vivo meglio ancora, recupero, freno un tipo di preparazione o soprattutto vado a calibrarla, vedo che sono scarso di potenza, metto l'accento qui, vedo che potenza ne ho ma sono scarso a livello articolare, la metto da un'altra parte. Sicché anche se dà un'idea di artificiale, di spinto, di estremo,
In realtà è anche il testare bene, è anche una è una maniera, per preservare l'atleta, ecco. Se mi Anche veniva perché un'altra lingua, chiedo scusa. questo tipo di test ci dà delle indicazioni anche per quel che riguarda la parte di nutrizione, che è sicuramente un aspetto che curate moltissimo, Sì, no, sicuramente quello che si mangia è importante perché per recuperare, perché è fondamentale. Noi nel nostro sport abbiamo diverse partite durante una settimana, si arriva a giocare 3 partite alla settimana, al martedì, poi c'è magari venerdì e subito sabato, dunque cioè, si gioca quasi 2 partite in meno di 24 ore, dunque è fondamentale mangiare bene perché ti aiuta a recuperare, a essere pronto per la partita dopo, e quello sicuramente evita anche infortuni, perché appunto se non sei fisicamente, sei stanco, in poche parole, se sei stanco. Scusa, non sto No, no, ridendo no, 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 perché. no, mi viene in mente che sono test molto pericolosi, perché io, avete visto, mi sono chinato in avanti per vedere e mi sono stirato una gamba dietro, quindi sono test che possono contenere davvero dei grandi pericoli, perché non Sì, vedevo va bene il bene. computer, era mattina, volevo vedere, sentire cosa diceva Flavia, mi sono messo in avanti e mi sto portando dietro adesso uno stiramento da una parte della gamba, qui Ok, che si chiama, dietro. come si chiama quella parte della gamba? Non, parte della gamba dietro che fa Ok, va male in bene. questo caso. Ok. Benissimo. Hai sentito che Raffaele parlava di un argomento che a te è molto caro, lo so, quello del recupero. Torniamo però a vedere Flavien, perché lì, insomma, è vero, era alle 9:30 di mattina, l'abbiamo fatto iniziare comodo, tranquillo, rilassato, disteso. Qui invece siamo passati a degli esercizi diversi. Qui, insomma, Greg gli fa vedere quali sono i test che si andranno a fare per la videoanalisi, dopodiché, insomma, l'abbiamo invece testato sui salti, e questi sono i test invece della potenza, che sono dati ovviamente ulteriormente importanti, soprattutto per quel che riguarda il lavoro che si fa con le gambe, che, insomma, per gli hockeisti è sicuramente molto molto importante, no? È fondamentale, insomma, alla fine penso quello delle gambe è la cosa fondamentale, perché tutti magari pensano l'hockeista deve essere grosso sopra, nel senso, però alla fine anche quando fai un check o qualsiasi cosa usi le gambe, perché se c'è sopra sei grosso, ma c'è le gambe piccole, l'equilibrio sul ghiaccio non ce l'hai. Dunque è fondamentale avere le gambe solide e forti. Secondo me emergono altri due dati molto interessanti. Intanto che una volta si pensava che lo scattista scattasse solo con le gambe o il pattinatore, l'hockeista giocasse solo con le gambe, invece si patina, si bilancia, è importante. Sono sport che richiedono l'uso completo. Anche per una semplice pattinata c'è tanta rotazione della spalla, negli angoli usano tanto le spalle, l'hockey è uno sport più completo rispetto a quello che sembri. Un'altra cosa che è emersa, secondo me, ancora più sorprendente, è che si ricerca veramente la semplicità, si ricerca il dato semplice dal movimento semplice, perché c'è stata, secondo me, un'ubriacatura da dati. Tutti riempivano di dati di analisi, credo che Raffaele possa essere d'accordo, che non Sì, servivano a niente, era quasi più la gratificazione di sentirsi tecnologici, no? Che è invece vero, sì. andare al semplice, sei d'accordo? Sì, no, sono d'accordo, poi come dicevi te prima, quello che dicevo è che è cambiato, anche la preparazione è cambiata molto, che negli ultimi anni si fanno più esercizi, magari prima si facevano esercizi, non so, per le gambe, si facevano su e giù queste robe, si lavorava solo sulle gambe, invece negli ultimi anni si è arrivati a fare esercizi dove usi magari sia le gambe Multiarticolare, certo. che le addominali, un po' tutto, dunque lavorare tutto assieme, perché come dicevi, quando pattini non usi semplicemente solo il muscolo della gamba qui, ma usi tutto, dalle addominali alla schiena e tutto. Dunque sono arrivato a cercare di fare questi esercizi per appunto avere una forza contemporanea, adesso non sono proprio il No, no, tecnico però riuscire a comunque, coordinare, si esatto. chiama multiarticolari perché devi proprio mettere in armonia per fare un movimento corretto quasi tutti i muscoli del corpo, Esatto, sono delle sollevate dunque, che perché anche quando fai coinvolgono. un tiro alla fine non è che usi solo le braccia, devi usare di tutto, dalla gamba alla spalla, e dunque sei arrivato a lavorare molto di più, è cambiata molto di più in questo senso la preparazione. Una volta si arrivava, si faceva il peso, se invece su e giù Classico, così sì. si rinforzava il braccio, ma e basta. Invece adesso si cerca di lavorare magari muovendo tutto, rinforzando il braccio, ma magari anche facendo qualcosa che rinforza anche la gamba.
Anche perché l'abbiamo detto già altre volte, insomma, nell'hockey ovviamente uno è di bastone destro o di bastone sinistro, quindi si è un po' sbilanciati. E questo si vede anche da un altro test, è stato applicato un software di videoanalisi proprio al lavoro che ha fatto Flavien. Questi sono gli angoli Vedete, sono semplici, ecco, del suo lavoro, certo. vedere gli angoli in questo caso è semplice, è visivo, intuitivo, anch'io che non sono portato alla tecnologia, posso vedere, posso capire l'atleta stesso, ecco, importante, adesso si spiega all'atleta, vero Raffaele? Una volta l'atleta doveva allenarsi e giocare Ecco, guarda, base. scusa un Sì. secondo solo. Questo l'angolo a destra sono 70 gradi, poco più, poco meno, Da qui la trasmissione angoli anche della nostra della rete. nostra Sì, si roberta. deriva proprio da O questo test, ok, da sì. questo test. Questo a destra, che è il lato del bastone di Flavien, che a sinistra, e questo non lo potevamo vedere a occhio nudo, a sinistra ha quasi 10 gradi in meno. Cosa significa? Che è più elastico dalla parte dove tiene il bastone. Ti aspettavi? No, no, chiaramente no. Dunque, no, no, è una cosa, cioè, è bello sapere questo. Dunque, non si aspettava. È chiaro che effettivamente tu ogni giorno tu vai, anch'io sono dalla stessa parte, ogni giorno tu ti alleni così, nel senso vai sul ghiaccio, cioè così, quello è chiaro che molto ovviamente ti viene più male da questa parte. Comunque sono appunto test molto interessanti per sapere, magari appunto, sicuramente anche magari la parte da questa parte sarà molto più rinforzata dall'altra, magari. Sapendo questi test, magari cerchi di lavorare da quest'altra parte, perché come dice, non è solo adesso che giochi hockey, ma un domani quando smetti, non hai più bisogno di stare tutto il giorno così, ma dunque è anche importante sapere questi test per lavorare anche per un futuro, ritornare, magari rinforzare dall'altra parte per bilanciare, insomma. Luca, ti è capitato di vedere de degli hockeisti famosi e bravissimi che giocavano da cani perché? Perché giocavano con il bastone opposto. Cercavano una compensazione, avevano fatto una sfida con dei ragazzini, la Dinamo di Mosca, hanno sfidato i ragazzini giocando però con il bastone all'altra parte. Io dicevo, ma come può essere? Quello lì è destro, in genere è destro, giocava a sinistro perché giocavano con il bastone opposto, così i ragazzini gratificati al massimo, loro giocavano con il bastone opposto e due dischi legati alla fine del bastone per facilitare la. In pratica per scoprire delle vie di movimenti diversi e anche per rinforzare in maniera non noiosa, sottolineo, in maniera non noiosa la muscolatura che se no è dalla parte penalizzata normalmente. Quindi l'atleta adesso deve capire, deve vedere su cosa sta lavorando, una volta non era importante, deve compensare gli squilibri destra-sinistra o sopra-sotto i vari squilibri che ha e poi soprattutto deve divertirsi. Perché una volta lo metteva magari 2 mesi o 2 minuti a tirare su pesi dall'altra parte, adesso studiano una partita che possa. Ho visto giocare con i pattini slacciati, per esempio, avrei visto anche te probabilmente, non Hai slacciati, ragione. Sì, sì, allacciati sì, sì, sì. male per favorire il balancing Caviglie o... Sì. a certi atleti o la mobilità Beh, articolare ai anche caviglie. tu hai giocato con il bastone destro, Ma per sbaglio, per ridere, comunque questa è una trasmissione seria, perché no, non affrontiamo. ti eri dimenticato a casa? Non tocchiamo Va questi. bene. Non andiamo sul Ok. personale, ecco. No, no, ma è la cosa che piace di più. Sì, è capitato, sì, di giocare con i pattini slacciati perché si era rotto il laccio, ecco, di giocare con le scarpe da rugby anche, però non era così studiata come con gli atleti di Lugano Ah, adesso. ok. Ah, va Ok. bene. Io pensavo che tu avessi fatto tutta una No. strategia come tua abitudine. No, niente. Andiamo oltre. Abbiamo parlato di postura per quel che riguarda il lavoro con i pesi. Di postura parliamo adesso invece con Sebastian Rey. Per quel che riguarda i check, check in balaustra, abbiamo detto sono gesti particolari, sono gesti che vanno curati molto bene. È venuta in maniera abbastanza spontanea, alla fine dell'allenamento, una chiacchierata con Sebastien e alla fine questo è il risultato. Io arrivo in velocità, ad altissima velocità. Come ti posizioni tu per non subire il mio colpo? Io mi metto contro la balustra, così, così. Ok. Mi metto così, perché se sei qui, prendi un bel colpo Ok.
prendi così, prendi il colpo. Se sei contro la balustra, sei tu che prendi il controcolpo, diciamo. Vieni veloce. No, se vieni veloce, io sono attaccato, tu fai questo e vai via. Questo? Sì. Esco dalla collisione. Sì, sì, è così. Perché automaticamente se io non lascio un spazio contro la balustra, è tu che prendi il tuo colpo. Vai via di me. Se tu invece stai curando il disco... Dici così o così? Sì, come sempre mi tacco alla balustra. È chiaro che se mi prendi un po' più alto, io faccio un po' così, ma non c'è pericolo, non è pericoloso se sono contro la balustra. È tutta una questione di dinamiche e di non lasciare anche 10-20 centimetri della balustra, perché lì prendi subito un colpo qui dentro o qualcosa. Posizione dei piedi invece nel ricevere bene una carica in balaustra? Io faccio piedi. Così, vuol dire che questo è... Hai un angolo per avere tutto il, diciamo, il peso del corpo su questa gamba e ti lascio venire così. Perché se sono dall'altra parte così, lascio di nuovo lo spazio. E il colpo diventa quindi pericoloso. Sì, più pericoloso. Chi carica, se il disco esce da questa parte, se io carico devo già avere i piedi verso il disco. Sì, sì, sì. È più logico che se io ti vengo a caricare e ti tolgo il possesso del disco, io abbia i piedi direzionati in questa maniera. E mai tornare la schiena al gioco, perché può arrivare... Carica, metti che io sia in possesso del disco da questa parte. Sì, io arrivo... E ti fai questo, sì. D'accordo. E provo da prendere il tuo bastone con il disco. Sì. Che posso. Ok, se voglio giocare l'uomo, faccio un bel check. È finito e qualcuno prende il disco. Fai un esempio, tu vieni così a giocare e un altro si occupa del disco. Io ti prendo io. Ma se siamo così in velocità e non posso veramente fare il check, allora provo da passarti solo in avanti così e prendere il disco in avanti. Anche perché di te. Io non ho più la traiettoria. È così. Allora, questa è la spiegazione del check, spiegazione visiva e fisica. Raffaele, però non credi che Sebastian avrebbe dovuto colpire con un po' più di decisione, Luca? Chiaramente, sennò lì sembra che l'hockey è uno sport soft. Soffice, sì. Che è chiaro. No, ve la diciamo tutta, avevamo paura, perché abbiamo iniziato a chiacchierare, che i colpi entrassero troppo nel microfono. Che ha detto, se vuoi lo facciamo reale. No, perché avevo paura che col microfono dopo si avessero dei picchi, dei botti, non so che. Tu avevi paura che ti tirassero. Lo confesso. Immagino. No, tu avevi paura che si rompessero le balaustre. Perché? Cosa ti hanno detto gli addetti della wrestling? Perché avete visto, insomma, c'erano tutti quei rotoli. Stanno lavorando per sistemare il ghiaccio, per rifare ancora una volta il ghiaccio migliore della Lega. Cosa ti hanno detto, Luca? Mi hanno detto, se rompete, traduco. No, dillo. Lo dico con l'accento mio, però. Se rompete la balaustra, tornate a aggiustarla e mi lasciate qua la signorina. Se rompete la balaustra, tornate a aggiustarla e poi mi lasciate qua Daniela, che hanno detto gli operai simpaticissimi. No, insomma, sono stati veramente carini, li abbiamo un po' interrotti nel loro lavoro, ma è stato divertente che Sebastian si sia prestato. Dicevi, Raffaele, di queste balaustre, insomma, qui ovviamente c'era solo un pezzo di balaustra, importante nei check adesso anche la tecnologia, invece proprio in questo senso, la stiamo vedendo anche ai mondiali, queste balaustre più flessibili, no? Sì, sono diventate un po' più soffici. In Nord America si usano già anche ai mondiali, da noi un po' meno, perché appunto la balaustra, sicuramente se si arriva là che è un po' più ammortizza il colpo e torna indietro, sicuramente fa meno male, può diciamo magari
si può avere magari meno infortuni, meno commozioni, perché io ne so qualcosa, perché anch'io nel 2007 ne ho fatta una commozione abbastanza tosta ai campionati del mondo proprio contro l'Italia. Contro l'Italia, alla fine ho preso un check, sono finito dentro in un sandwich tra due, sono andato contro la testa, contro la balaustra, insomma la balaustra dura e niente, appunto, e fa male, insomma, dunque bisogna sempre stare attenti e tutto, però come ha spiegato prima Sebastiani, i check, quali sono i check corretti, però purtroppo nelle locche bisogna sempre stare attenti e mai pensare, magari uno tanto mi fa un check corretto, ma deve essere sempre pronti a qualsiasi come si dice, a qualsiasi situazione, perché può arrivarti uno facendoti un check un po' scorretto che ti può far male, dunque essere sempre concentrato. È chiaro avere rispetto dell'avversario, che tu quando vai a fare un check lo fai con rispetto, però chiaramente se stai parlando in un gioco veramente veloce che magari uno succede che ti fa un intervento, una carica scorretta, perché, ma neanche perché lo vuoi fare, ma perché purtroppo non riesci a pensare, c'è quei 2 secondi per pensare, magari fai questo check brutto così. Dunque il checker più corretto e più duro del campionato svizzero? Quello che ti carica bene ma ti carica fortissimo, qual è il nome che ti viene in mente? Tu che mi dici bene, questo è il problema. Bene. Perché c'è una bellezza in questo. Perché ci sono veramente tanti giocatori duri, tanti, ma non so se mi viene a dire che checkano bene. È questo, nel senso, dunque. Facciamo un esempio, se ti dico Sean Hines, tu mi dici sì, porta le belle cariche, però proprio la coppa della correttezza, esatto, insomma, esatto, magari non la vince. Esatto, ecco. Quello, sicuramente lui è uno fisico, diversi. C'è come anche Alessandro Chiesa che gioca, sì, gioca lo Zugo, lui è duro, ma lui è abbastanza corretto, anche ti viene veramente duro contro la balaustra, però appunto ha rispetto dell'avversario, vede se uno è girato contro la balaustra con la testa, è chiaro che non fa un check da dietro, insomma. Forse Alessandro Chiesa, anche Timo Elbling, fino a un certo punto, perché dopo, chiaro, come dicevo prima, sono giocatori veramente molto fisici e anche molto emozionali durante una partita. Io li conosco, Elbin lo conosco fuori, è una bravissima persona, ma chiaro, sul ghiaccio, cioè l'adrenalina e tutto, può essere che delle volte fa veramente dei check un po' scorretti. Dunque, appunto, per quello che, come con la mia esperienza, io cerco di essere veramente concentrato e pronto per qualsiasi momento di prendere qualsiasi check, anche magari uno ti sta arrivando facendo un check, magari tu pensi corretto, però veramente cercare di essere pronto. E anche mai essere rilassato, insomma, in qualsiasi momento essere veramente rigido e pronto per prendere qualsiasi check, qualsiasi cosa. Dunque quello sicuramente ti aiuta magari a prendere meno infortuni e questo, perché l'hockey ormai è uno sport veramente fisico e duro. Prendiamo al volo per un appello internazionale, non giudicate i giocatori da come li vedete sul ghiaccio. No, appunto, perché esatto, quello che volevo dire una prima. Persona, no, giudicateli da come li vedete qui in studio. Come SPO, vedete qui in studio da noi, certo, sì. Sono sì, più, anche perché, molto più simpatici, dolci. Anche perché il nostro Raffaele non è Heidi comunque sul ghiaccio, sia chiaro, qui è simpaticissimo, però ecco. No, ma io sono appunto sul ghiaccio, appunto l'hockey è uno sport fisico duro, è chiaro che devi usare il tuo fisico per vincere, insomma, non puoi avere, allora, facciamo così, abbiamo fatto la dimostrazione del check senza ghiaccio, perché non c'era fisicamente, con Seba Ray, la facciamo sul ghiaccio con Raffaele. Esattamente. Ok, ti microfoniamo, tu spieghi i check su Luca, su Luca però. Sapevo che ci arrivava lì. Va bene? Volentieri, sì. Va bene, ce l'ha promesso. Volentieri. Tu dicevi, non bisogna essere molli né quando si porta il check né quando si riceve, anche perché esiste il contro check, ce lo dice tra poco Sebarei. Prima però, Luca, volevo chiederti una cosa di natura tecnica, perché soprattutto il gesto di anticipare l'avversario, inserirsi nella traiettoria e pescare il disco è qualcosa che ha molta similitudine anche con le palle ovali. Sia questa sia quella che vedremo tra pochi secondi. In pratica mi metto nella traiettoria di corsa, quando si affianca l'avversario che si va a placcare, si cerca di mettersi davanti e di placcare dal lato della destinazione del suo volontario passaggio. O in pratica di tagliargli la strada verso il dove lui vuole andare, o verso, perdonate la sintassi, o verso il dove lui vuole passare la palla, che il concetto è identico.
Adesso andremo a parlare cioè, di risposta ed è praticamente i rugbisti riconosceranno un fattore. Quando ricevo una palla dall'alto non ho tempo di fare altro che di piazzarmi per terra e di prepararmi al placcaggio che sto ricevendo da palla che arriva da terra o molto più spesso da palla raccolta da terra. Raccogliendo la palla so che mi sta arrivando il placcaggio e come diceva Raf devo stare attento, devo sapere che arriva, devo essere durissimo elastico sulle gambe per venire fuori. E lì vengono fuori gli scontri più belli e raramente pericolosi a patto che, mi riappendo ancora alle sue parole, tu sia pronto e non sia molle, se no il pericolo è se tu sei molle nel ricevere. Ecco. Allora andiamo a sentire e a vedere il controcheck con Sebarei. Se sei così vicino a 30 cm non è un problema, ma più lontano con la velocità non lo fa. Ma così poi vuoi che cambiamo? Aspetta, no, vuoi fare il controcheck? Okay. Sì, no, il controcheck puoi farlo te. Mm-hmm. Allora tu vieni, sì. E fai un check, faccio cosa? E il controcheck così. Quello c'è la possibilità perché tu non hai aspetti che io ti faccio un check, aspetti che prendo il check normalmente, ora all'ultimo momento ti rilasci un po' per fare il check e a questo momento ti faccio il controcheck, e tu vai via e io sto con il disco. E tra l'altro il controcheck è una cosa sicura, una cosa che se fatta bene non ci si fa male per niente. No, no, devi solo rispettare la distanza della balusa perché qui se fai un controcheck a 20 cm e io vado così non mi faccio male. Ma come abbiamo detto, se sei più lontano con la velocità e fai un controcheck e fai così, allora lì ti fai male. Ecco, quando fai il controcheck il portatore di disco però deve un pochino trascurare il disco, eh? Sì. Deve un po', sì. Deve fidarsi di se stesso e dire sono così sicuro che per un attimo non tengo il disco. Eh sì, quello è chiaro. O il controcheck arriva più quando tu hai il disco, fai un passaggio e lui finisce il suo check, allora lì il disco è già andato e lì fai un controcheck. Luca, hai fatto quel gesto lì per dire che ci ha spiegato tutto. Il mio gesto voleva dire, ok, tutto pronto, già a posto. Tra l'altro queste sono indicazioni utili a qualsiasi giocatore o allenatore di sport di contatto. Sicuramente le spiegazioni di Seba sono anche utili ai rugbisti e soprattutto ai rugbisti giovani anche. Soprattutto quest'ultima indicazione che diceva lui, quando il disco è già andato, tu puoi avere l'avversario che è già impegnato nel check oppure nel placcaggio e lì è proprio il momento peggiore per rilassarsi, no? No, chiaro, lì deve essere sempre rigido che appunto mai hai già lasciato il disco ma lui ti finisce il check come è giusto anche per, diciamo, tra virgolette, certo. Lo fai per eliminarlo nel senso dal gioco per qualche secondo che alla fine è anche importante perché se tu non finisci il check magari lui ti supera, ritorna certo. E tu perdi la posizione e lui può essere libero davanti alla porta, diciamo così. Dunque tu fai anche il check per finirlo, per eliminarlo quei 2-3 secondi che nell'hockey 2-3 secondi sono... È un'eternità, insomma, in 2-3 secondi puoi trovarti da una zona di difesa alla zona di attacco. In realtà, se capisco giusto, allora anche fare il controcheck significa rubare qualche secondo al giocatore che sta venendo su di te. Fai il check per prendere tu la posizione migliore, nel senso anche sia in attacco o in difesa, dunque è chiaro. Dunque, non... Sì, cioè subire il check è una cosa, rispondere ti rimette in gioco, ti rimette in traiettoria con i piedi dritti e con posizione di potenza prima. Un'altra cosa, un'altra analogia perfetta ancora, che quando completi il passaggio è comunque un prolungamento degli arti, sia che tu abbia il bastone e sia che tu faccia il passaggio, sicché il placcaggio che ti arriva in ritardo è penalità, è fallo. Vero è che i canoni, da entrambe le parti c'è un numero di secondi, però alla fine cosa fa l'arbitro? Giudica se tu eri già committed, impegnato nel placcaggio e non potevi più tirarti indietro, ti è concesso di finirlo. Aveva spiegato benissimo Didier Massi, un arbitro, un giorno. Ha detto, io devo giudicare se l'atleta che fa il placcaggio o il check, la stessa cosa, tanto ormai abbiamo capito che non ci sono differenze, se avrebbe potuto fermarsi e arbitrariamente ha continuato e il disco della palla era già lontano, è fallo, oppure invece se era già impegnato nel gesto è giusto che continui a farlo. Ancora, il portatore di disco o palla deve sapere se sta passando sotto placcaggio o check o se sta passando liberamente, perché sei lì con gli arti
prolungati, protesi, sia che tu passi con le mani o comunque tu usi il bastone per andare avanti, hai le braccia stese, tendenzialmente stese. Quindi preparazione mentale soprattutto, e allora i nostri sport non sono pericolosi come sembra. Ed è ancora una volta lo spirito certamente a guidare. Se vieni punito, mi dispiace che tu venga punito, però c'è una logica, non voglio essere frainteso, ecco. Però se tu ti rilassi solo perché hai dato via il disco e la palla e ti fai male, non puoi più di tanto fare la vittima, hai casomai da imparare qualcosa, mi auguro che non succeda, che nessuno lo faccia, non fraintendetemi, però c'è da imparare anche da questi sbagliati rilassamenti di cui ci parlava Raffaele prima. Tu non puoi essere molle, ecco. Parliamo tra poco ancora di similitudini tra rugby e hockey, prima però torniamo al tema dei portieri, perché eravamo debitori già due puntate fa. Abbiamo detto come il campionato svizzero produca tantissimi portieri. In questo momento la Svizzera al mondiale con Gerber e Berra hanno fatto ugualmente benissimo. Noi ci vediamo un po' di immagini della portiere che ha vinto invece il titolo con il Berna, Bührer, che proprio nella serie di finale è stato protagonista di alcuni interventi davvero spettacolari, e poi ne parliamo insieme. Non ha davvero bisogno di guardare all'estero la Svizzera per avere dei portieri di grande qualità. Chi è quello che ti mette più in difficoltà e che ti dà più soddisfazione riuscire a battere del campionato svizzero? Bella domanda, insomma. Alla fine è difficile dire. Come detto, i portieri in Svizzera sono veramente degli ottimi portieri. E poi io trovo che il ruolo di portiere è un ruolo a sé, nel senso, perché se c'è un portiere che ti para tutto, cioè, è il 50% della squadra il portiere, cioè, nel senso, puoi commettere anche più errori che alla fine c'è lui che ti para, nel senso, vinci le partite il giorno d'oggi, nel senso, alla fine il portiere è a sé. Io, cioè, con Ronnie Rüdiger, che è stato anche mio compagno l'anno scorso a Kloten, cioè, io ho avuto con lui 5 anni a Lugano, poi l'ho ritrovato l'anno scorso, cioè, adesso ha smesso a 40 anni, sicuramente lui è un portiere che veramente si vede negli ultimi anni, ha giocato veramente di esperienza e era veramente difficile segnare perché lui riusciva quasi a leggere già prima dove tu tiravi, insomma, non è neanche solo la reazione di dire, proprio lui sa già quasi perché ha l'esperienza e niente, lui è un ottimo, un grande portiere è stato. Luca, perché anche si va sulla percentuale? Questa era mia, io l'ho trovata molto interessante, era una cosa che non... Sì, non sapevo, il disco si sa che gran parte dei dischi oramai dei gol vengono segnati sotto, a raso ghiaccio, quindi tendono ad andare giù molto di più, i portieri tendono a essere più grossi. Una volta c'era lo stand up, c'era quello che stava di più in piedi, quello che andava giù, adesso vanno giù quasi tutti. Io sto banalizzando, in realtà anche nell'andare giù ci sono stili completamente diversi. C'è chi va giù anche troppo, per esempio, si sentono critiche, chi esce dalla porta, ci sono maniere davvero, c'è chi blocca. Non, sono sempre più rari quelli che deviano il disco, no? Adesso si tende a bloccare sempre di più. Giusto? Sì, sicuramente, perché appunto un rebound davanti alla porta, alla fine anche,
anche per un giocatore tante volte tu cerchi, non, tiri sulla porta non semplicemente per cercare di fare, chiaro che quando tu tiri cerchi di fare gol, ma tante volte tu magari tiri nella direzione del gambale che almeno c'è il rebound per il tuo compagno che magari è libero a porta vuota e riesce a segnare. Dunque tante volte cerchi quelle, dunque i portieri è chiaro che al giorno d'oggi cercano sempre di più tenere i dischi perché il rebound andate a porta sono fondamentali anche per il difensore che c'ha l'azione in faccia, c'è il disco che è dietro, è difficile marcarne uno davanti. Poi con le nuove regole che di diversi anni che non è più, che non riesci, non puoi più veramente cercare il contatto fisico, fare questi col bastone, insomma, tirare bastonate questo, dunque deve essere veramente, è diventato più ancora un gioco di posizione dove veramente deve essere reattivo e tutto. In questo caso dunque i portieri devono cercare di tenere più dischi e chiaramente anche tornando un po' ai portieri di prima come Ronny Rüger, lui c'ha veramente diversi trucchetti, adesso possiamo dirlo che tanto ha smesso. Ha smesso, no, diciamo, lui veramente sotto la corazza aveva diversi posti per renderlo ancora più grosso, perché come dice alla fine, no, ma alla fine il portiere, insomma, deve cercare di occupare la maggior parte della porta, perché come dici, tante volte il disco non sa neanche dov'è, se resti in porta dove ti metti in una posizione e riesci a occupare più spazio, è più difficile per un attaccante segnare. Infatti questo non è, ma non è l'unico portiere, tanti portieri fanno questo, infatti negli ultimi anni... Mi fa tornare in mente, con questa maglietta di Kiss, quello che ci raccontava Marco Baron qualche tempo fa, lui che è stato portiere in particolare dei Boston Bruins, poi è stato ad Ambrì, che si mettevano gli spalloni tipo Kiss, proprio per sì, no, no, c'era più... ma era diventato anche appunto si è cominciato un po', forse le immagini che avevo visto prima erano veramente tutte strette, dopo si è cominciato sempre di più a aggiungere pezzi in gomma piuma o non so, in cartone, in plastica, quelle robe. E so che appunto negli anni, adesso non sto, forse una decina di anni fa si è cercato, specialmente ai mondiali, c'era veramente il controllo dei portieri, che hanno tutti i gamballi, hanno da avere una misura, non di più, perché infatti si cercava anche i gamballi, lasciarli magari un po' aperti dietro per cercare di occupare più posto, insomma. Adesso le regole sono cambiate un po', cercando di diminuire un po', ritornare un po' alla vecchio stile, insomma, anche per noi attaccanti, lasciarci qualche spazio in più per segnare, che se no già io faccio fatica a segnare, se in più divento sempre più grosso come faccio a segnare io. Ma Rüger sembra che vada a giocare a livello amatoriale a Bulak, vicino a Bulak, da giocatore però, non più, questo è interessante, non ha vita a portiere. Cioè da giocatore in movimento. Sì, da giocatore in movimento, quindi potrebbe perfino arrivare a lamentarsi perché il portiere dall'altra parte si imbottisce con gli stessi trucchi che magari ha imparato da lui. No, è vero, no, è vero. Potrebbe andare a finire così. No, è vero, anche già dopo la stagione che a Clote che abbiamo avuto ghiaccio, ma erano allenamenti ormai che contavano poco, lui ha cominciato a giocare fuori, lo vedevamo. E alla fine è strano vedere il portiere che non importa, adesso ce l'ho lì in attacco così, e anche lui cioè, fa fatica, nel senso anche a patinare, perché i pattini del portiere sono differenti. Sono diversi, nel senso, certo. Dunque non è evidente per un portiere uscire a giocare, o come io ho già provato a fare il portiere sempre a fine stagione quando questi allenamenti dopo la cosa, cioè io come andare in porta è durissima, è veramente, tu pensi che il portiere sta lì in porta, non ha bisogno di condizioni e niente, ma è durissima veramente stare in posizione così, detto, preferisco giocare fuori, è quasi meno dura giocare fuori per me, insomma, è l'abitudine e appunto la preparazione anche particolare dei portieri. Senti, invece con i pattini da inline come ti sei trovato? Perché io, ce l'hai detto tu prima, ma io ho trovato anche una tua fotina che è grande così, con i Gallarate Dragons. Sì, questo era quando avevo 20 anni. Niente, c'era Roberto Mazzetti che era un allenatore che ha in giro per il Ticino sempre a livello juniori e niente, era diventato allenatore di questa squadra che giocava il campionato di inline in Italia e mi ha chiesto se volevo giocare anch'io e l'ho fatto volentieri e è stato dei bel, perché il livello era molto alto perché erano tutti giocatori che giocavano hockey in Italia e niente, il livello era alto, era anche bello perché si giocava in tutta Italia. Frenare, curvare, non hai mai avuto problemi? No, perché si giocavano su queste, perché si giocava anche di tutto col dischetto, che si giocava su queste superfici, non so, plastificate, insomma, alla fine non dico che è uguale, ma è quasi simile, insomma, quasi la frenata riesce a quasi farla lo stesso anche sulle rotelle, insomma, dunque
C'è un motivo, era molto c'è un motivo se te l'ho chiesto, scusa, era per arrivare poi alla fine a prendere lo in dico giro io, Luca. Almeno do la versione reale, se no salta fuori, che io sono andato a giocare in line un po' di volte, non sapendo frenare, mi spalmavo sulle balaustre. Scusa, questo lo sapevo, non volevo dire, dovevi dirmelo prima che me lo dicevo. Scusa, ti ho usato come complice inconsapevole. Ti ha fatto la domanda apposta per arrivare a raccontare al pubblico. No, in realtà gli dicevano, Luca che bravo, che coraggioso, che cariche, che tiri, perché non sapevo frenare. Sì, già freno male nel ghiaccio, freno malissimo, lì con le ruote non sapevo proprio cosa fare, sì che andavo a velocità altissima, chiaramente col mio peso, a spalmarmi sulla balaustra. Era giusto, il pubblico aspettava solo di sapere questo. No, il pubblico, visto che siamo in chiusura, dobbiamo salutarci e chiudiamo sul tema delle balaustre, dei check, aspetterà di vedere le posture dei check sul ghiaccio, giusto? Sì, sì, sì. Ti prometti di impegnarti promesso, proprio sarò... di incarnare lo spirito di Timo Elbling e di Sean Hines e di caricare Luca. Va benissimo, allora questo appena ci sarà il ghiaccio, agosto. Noi ci dobbiamo salutare qui, disco nell'angolo, le somiglianze con il rugby, anche questo torna, rimandiamo alla prossima settimana, grazie Raffaele per essere stato con noi. Grazie a voi. Buoni alla allenamenti, buoni pesi, divertiti. Luca, ci vediamo ovviamente la settimana prossima. Ecco, abbiamo trascurato un po' di temi, troppe cose ogni interessanti. Volta succede, ogni volta vabbè, succede. Insomma, vuol dire che abbiamo ancora tanto di cui parlare la settimana prossima e fino alla fine di maggio, ve lo ricordo, saremo insieme tutti i mercoledì qui con Espio, che vi aspettiamo.